Hola, buonasera a tutti. Stasera, come potete vedere dagli ingredienti, faremo i passatelli. I passatelli, vi do la ricetta che uso io. 250 g di pane grattato, 250 g di parmigiano, 60,5 g di farina, 8 uova, sale, pepe, noce moscata, e limone grattugiato. Bene, andiamo a unire gli ingredienti. Io uso la planetaria per fare una cosa un po' veloce, però come dico sempre si possono usare anche le manine, ok? Ecco qua. Parmigiana. La farina la uso per compattarli un pochino perché spesso mi sono venuti tipo stracciatella e quindi ci metto anche un pochino di farina, ma non troppa, insomma, senza esagerare. Ok, andiamo a metterci un po' di sale, soggettivo, potete anche fare a meno, del pepe, direi anche abbastanza abbondante. Diciamo che troppo. Ok, della noce moscata. Stasera le mangeremo con del buon brodo di pesce fatto con le spine di scorpano in questo caso e di mazzola, molto molto semplice. Aggiungiamo il limone e il brodo, in questo caso tutto da freddo, ci metto del prezzemolo, un filo di olio, qualche pomodorino, le spine, sfida, mezzanotte e cipolla. Faccio bollire, faccio ridurre un pochino e poi alla fine lo salo, ci metto un pochino di sale e i passatelli naturalmente. Ok, nostro limone. Quasi finito, aglio, magari in vita no, devi grattugiare. Eccolo. Volendo, nell'impasto dei passatelli ci potete aggiungere anche un pochino di prezzemolo, se chiaramente fate con il pesce o asciutto o in brodo, si può aggiungere del prezzemolo che dà quel gusto, gustolino, buono, profumato. Ci mettiamo 8 uova, i gusci chiaramente come sempre li tengo da parte per le lumachine nell'orto, quindi aspetta un po', prima facciamo. Diamo una giratina. Ci sono dei grumi di formaggio che andiamo a schiacciare. Magari possiamo assaggiare anche il composto così per vedere se è abbastanza saporito oppure è molto insipido. Ecco, è abbastanza insipido. Allora io ci aggiungo un pochettino di sale. E un altro pochino di pepe. Così almeno a ognuno il suo gusto. C'è chi non ci mette per niente il sale, come la mia disturbatrice ufficiale, no? Che di solito è qua. Oggi non c'è, ma di solito è qua. E lei il sale non lo usa quasi per niente, per esempio. Andiamo ad aggiungere le uova. Allora,
Adesso non farò altro che mettere tutto nella planetaria. Se invece avete una bella scodella, maneggiate tutto con le mani, ok? E ci vediamo tra un pochino. Ecco, il nostro impasto è pronto. Direi che è venuto abbastanza morbidino, ma è meglio morbido piuttosto che duro, altrimenti non si riesce a schiacciare nel passapatate. È una roba finta proprio da quanto è duro, non si può, non si può. Quindi meglio morbido perché poi lo andremo a mettere, cioè andremo ad aggiungere ancora un pochettino di farina fino a che non raggiungiamo la nostra consistenza ideale. Tanto morbido morbido non è. Anche chi usa la planetaria naturalmente deve poi terminare l'impasto con le mani, ovviamente gli deve dare una scaldatina con il calore del corpo, ci vuole sempre. Eccolo qua, un bel panettone che poi io andrò a dividere in panetti da 170 grammi circa, in modo che così ho già le mie porzioni belle fatte, perché questo avvolto nella pellicola si può anche congelare e quando desiderate mangiare i passatelli basta che lo tiriate fuori la mattina per poi mangiarli la sera, va benissimo. Detto questo, i passatelli non si possono usare subito perché devono compattarsi da soli, quindi devono stare almeno un paio d'ore nel frigo prima di essere usati. Intanto andiamo a fare i nostri. Anzi, le nostre pagnottelle o i nostri bigoli o come li volete chiamare voi. Andiamo a pesarli fino. Eccolo qua, 170 grammi. Ok. Poi, quando li abbiamo pesati, facciamo il nostro bigolo e lo andremo a chiudere nella pellicola e poi riposeranno in frigo fino al momento dell'utilizzo. Ok? Ecco qua, sono uscite 6 porzioni. Se chiaramente ve ne servono di più, ovviamente aumentate le dosi. E comunque vi dico che per 1 chilo di pane, 1 chilo di farina, 1 chilo di pane, 1 chilo di formaggio e 250 grammi di farina ci vogliono circa 29-30 uova, dipende dalla grandezza. Ok? Ecco qua. Adesso mi vado a girare il mio involtino, così, ecco. Ecco qua, i nostri rotolini sono completati e adesso li metteremo in frigo per 1 ora e mezza, 2 ore e poi li potremo usare, mentre se li fate il giorno prima vi conviene tirarli fuori 20 minuti prima dal frigorifero per poterli schiacciare meglio. Ok? Allora ci vediamo tra un pochino per metterli direttamente nel nostro brodo. Ecco qua, per il nostro fumetto di pesce, per il nostro brodo di pesce, usiamo delle spine di scorfano, dello scorfano e della mazzola, tutto in acqua fredda. Carota, sedano, pomodorini, cipolla, del prezzemolo fresco, sminuzzato e un filo di olio. Lo mettiamo sul gas finché non si sarà ritirato per metà circa e poi lo andremo a salare e filtrare. Eccoci, il nostro brodo è pronto e adesso lo andiamo a scotto. Andiamo a passare in un colino in modo che
che rimane tutto bello limpido senza sedano, carote, eccetera, senza pomodorini. Ecco qua, praticamente è come un brodo di carne, però col pesce. Mentre molti, per esempio, fanno il fumetto di pesce, che solitamente viene fatto con pesci bianchi, è tipo moli, morgani, merluzzi. Che rimane molto, poi senza pomodorini, quindi rimane molto bianco. Di solito è un brodo che si dà ai bambini, è molto tenue, insomma, come sapore, come sugo, come il brodo di sogliola, insomma, con la spina della sogliola, ecco, per i bambini. Noi invece lo vogliamo un pochino più corposo. Ecco qua, le nostre spine si sono tutte frantumate. Adesso andiamo a riempire, cioè finché possiamo, chiaramente. Poi rimetteremo sul fuoco e andremo a schiacciare i nostri passatelli. Ecco qua il nostro brodo che bolle. Andiamo a scartare il nostro panetto di passatelli. Speriamo che sia venuto bene, perché può anche succedere che non venga bene. Allora, munito di uno schiacciapatate come questo, ok? L'impasto è abbastanza morbido, si maneggia bene. Andiamo a schiacciare. Ok, poi con l'aiuto di un coltello andiamo a tagliare i nostri passatelli. Ecco qua, schiacciamo l'ultimo panetto. Ne ho usati 4 in questo caso, perché abbiamo molta fame. Poi puliamo bene bene lo schiacciapassatelli e facciamo un'altra schiacciatina di quello che ci rimane. Poco, ma va bene lo stesso, schiacciamo. Adesso aspettiamo che prenda un po' di bollore. Eh sì, sono davvero abbondanti. Ed ecco qua il nostro piatto pronto. E indovina cosa c'è per cena?